Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Senti, siamo al Blog Tour, un altro parco in Toscana, però in realtà non sei un blogger, ma sei un giornalista. Un giornalista che scrive di travel e anche su una rivista prestigiosa. Sì, ho la fortuna di collaborare ormai da 10 anni per il gruppo Il Corriere della Sera, soprattutto per la RCS Periodici e soprattutto per il loro mensile più importante che è Dove, che vende ancora per fortuna di questi tempi oltre 100.000 copie 100.000 copie sono tanta roba, tanta comunicazione sui viaggi. Ecco, che tipo di viaggi, di emozioni raccontate? al mese. Noi raccontiamo soprattutto viaggi molto legati all'attualità, cerchiamo sempre un tema che si possa legare a quello che sta succedendo in questo momento, in questo posto che vogliamo raccontare. Di conseguenza possiamo andare a raccontare New York, se a New York c'è un quartiere che in quel momento è particolarmente effervescente, è particolarmente privo di curiosità o è particolarmente attento alla sua parte estetica architettonica. Possiamo raccontare un'isola in Croazia perché quell'isola in Croazia è diventata un parco marino che in questo momento è particolarmente interessante da vedere. Dunque, leghiamo il tutto all'attualità, un mensile che lavora come un quotidiano. Senti, il mondo del turismo ormai viene raccontato online e poi da riviste specializzate come la tua. Ecco, cosa invidi come giornalista a chi può lavorare online? Online si ha più creatività, più possibilità di creare in maniera personale, si ha più possibilità di scrivere, si ha più possibilità di scegliere i temi ai quali si è più cari. Quando si ha un referente come un grande mensile, chiaramente bisogna mettere i propri mezzi al servizio anche di un qualcosa che è nato e cresciuto ormai da tanti anni. Di conseguenza si ha un po' meno libertà. Si ha la fortuna di lavorare con un grande gruppo, si ha un po' la sfortuna di dover essere, diciamo, bisogna stare all'interno di binari costituiti, precostituiti. Senti, nella nostra azienda Italia l'unico probabilmente bene che abbiamo è il turismo. Ecco, secondo te cosa manca per promuoverlo ulteriormente? Manca, noi abbiamo tutto, abbiamo tutto, ci manca la qualità del saper vendere il nostro turismo. Non abbiamo niente da invidiare agli altri paesi, ma gli altri paesi sono più bravi di noi a vendere quello che hanno. Di conseguenza dobbiamo essere più bravi a promuovere noi stessi, dobbiamo essere più bravi ad educare le persone che ci vivono accanto a valorizzare quello che abbiamo, dobbiamo essere più bravi a portare le persone attraverso i trasporti, ma attraverso una comunicazione, un marketing che gli altri sono bravissimi a fare. Se parliamo della Francia, abbiamo un paese per tanti versi inferiore al nostro, per tanti versi anche migliore del nostro, che però riesce a valorizzare tutto quello che hanno. Riescono a venderti una mela come al prezzo di un diamante di Damiani. Noi questo non lo sappiamo ancora fare. Senti, la realtà italiana è fatta anche di piccoli e grandi brand, brand come Roma, brand come Toscana, Firenze, Venezia, bene o male ormai conosciuto a livello mondiale e non ha bisogno più di tanto di promozione, mentre invece le piccole realtà che vivono all'interno di questo brand Italia o del brand Toscana, come nel nostro caso Pistoia, cosa possono fare secondo te per mettersi un pochino più in luce e contribuire a questo rilancio economico del turismo? Devono cercare di differenziarsi. Ogni particolarità, ogni peculiarità, anche se piccola, ha la propria chiave di lettura unica. Pistoia, per tanti versi, la stiamo conoscendo in questi giorni in maniera dettagliata, ha tanti aspetti che altri non hanno. Ha questa vocazione verde, ha questa vocazione legata ai giardini, a questo centro storico piccolo ma comunque immacolato. Deve cercare di puntare su alcune cose che gli altri non hanno e ce l'ha le qualità per poter emergere. Basta che riesca a trovare la propria nicchia all'interno di un panorama variegato. Non gli manca assolutamente nulla, si trova tra due realtà anche importanti, quella costiera che può essere fatta da Pisa, la Versilia e Firenze, dunque è anche un punto di passaggio obbligato tra due realtà importanti turistiche conosciute a livello mondiale. Di conseguenza, una schermata a Pistoia può essere veramente qualcosa che ci può emozionare, che ci può incuriosire. Perfetto, io ti ringrazio per ora,
scusami il gioco di battute, ma per leggerti dove ti troviamo? Mi trovate sul sito del Corriere della Sera, www.viaggi.corriere.it, e quasi mensilmente su Quotidiano. Benissimo, ciao Francesco e grazie. A voi, arrivederci.